angolo via Principe Umberto di Augusta, la cosiddetta strada Mastra, strada maestra principale, e via Limpedra. Perché ci troviamo qui in questo momento? Per denunciare l'onda lunga della crisi, la crisi che ha investito il mondo, l'Europa, l'Italia. E in questo angolo qui c'erano una volta diversi negozi che si affacciavano sulla strada, ecco, vedete quelle serrande chiuse, non solo perché oggi è domenica mentre stiamo realizzando questo servizio, ma tutto il giorno sono chiusi, ma i negozi hanno chiuso. Anche qui adesso vedremo inquadrato un'altra serranda chiusa, c'era una macelleria qui. Lì all'angolo c'era un bar, c'era una gastronomia, c'era anche poi un negozio di mobili più avanti. Questo è il segno visivo di quella che è in questo momento la situazione anche ad Augusta, una città che ha tanti problemi, noi li stiamo denunciando periodicamente, anzi quasi giorno per giorno, per svegliare le coscienze. Il punto è questo: noi stiamo realizzando questo servizio in senso civico, spirito di comunitario, proprio perché vogliamo che la gente rifletta su queste cose e che rimanga la testimonianza. Questa crisi ha comportato anche perdite di lavoro, qui c'erano ragazzi che lavoravano, c'erano gli imprenditori, piccoli imprenditori, che sono stati costretti o a emigrare, come molti giovani ormai emigrano. Un ex alunno del liceo scientifico di Augusta, sapete dove è emigrato? In Australia. Si chiama Alberto Sidoglio, lo diciamo così perché ha avuto il coraggio di andare via da questa città per il suo futuro, è andato in Australia. È anche una strada aperta questa per i giovani che si possono laureare, ma ecco, questa è la testimonianza visiva, abbiamo detto prima. Cosa dobbiamo fare per evitare tutto questo? Beh, qui il discorso diventa complesso, lo riprenderemo in un altro momento. Rassegna Megarese ti dà voce. Raccontaci la tua disavventura. Denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook, sulla pagina Rassegna Megarese o chiamando al numero 329 37 64 993.